Benvenuti a questo incontro, mi chiamo Vincenzo Di Spazio, sono un medico olistico, mi occupo in particolare di medicina complementare e anche di speleoterapia. Il tema di questo mio video è la deinteriorizzazione, un nome complicato che ho preso dal filosofo coreano Byung-Chul Han. E che cosa si intende con deinteriorizzazione? Si intende il fatto di contrastare i sabotaggi della mente errante attraverso un processo in cui usciamo o cerchiamo di uscire da quella che è la dinamica della mente con i suoi pensieri intrusivi per portarci verso l'esterno. Quindi uscire, diciamo, da quello che è il mondo virtuale della mente attraverso il movimento dell'azione che ci permette di transitare verso il mondo fisico. Il mondo fisico è estremamente importante perché attiva le risorse del nostro organismo, il corpo viaggia nel tempo e per questo motivo, per viaggiare nel tempo, ha bisogno di azione, azione fisica. L'azione, ricordatevi, è sempre vincente perché tende a spostarci da quello che è il mondo dei pensieri, il mondo, diciamo, di quelle che sono le fantasie generate dalla mente, verso l'azione. L'azione, e questo è molto importante da ricordare, è sempre diversa da quello che la nostra mente immagina. Questo è molto importante quando noi facciamo anche delle proiezioni per quanto riguarda il futuro, quindi magari paure, timori, preoccupazioni che ne possiamo avere. Ricordate questa cosa molto importante: la vita reale è sempre diversa dalla vita pensata. Questo è un aspetto estremamente importante da non dimenticare mai. Con questa pillola di saggezza, spero di saggezza, comunque un piccolo contributo da parte mia, di ricordare l'importanza dell'azione come salvavita sostanzialmente per quanto riguarda i momenti in cui ci troviamo in crisi, ci troviamo smarriti nell'ambito di questa nostra esistenza e quindi ricorrere sempre all'azione, qualsiasi tipo di azione, purché azione positiva, per contrastare i sabotaggi e le credenze sabotanti che comunque la mente genera dentro di noi. Grazie per l'ascolto.